Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Nokia Play 360 e un Nokia Lumia 800. Li abbiamo già utilizzati assieme per mostrarvi come si procede con l'accoppiamento tra questi due dispositivi. Abbiamo quindi il nostro Windows Phone. Sul nostro Windows Phone abbiamo attivato entrambi i dispositivi, li abbiamo ricevuti con l'iniziativa Nokia Lumia Diaries, potete partecipare anche voi. Vi abbiamo già spiegato in sostanza come funziona, ma basta che googlate velocemente Nokia Lumia Diaries e arrivate rapidamente al sito di riferimento. Vedete, abbiamo il Bluetooth acceso, procediamo quindi con l'accensione della cassa in questione. Come vedete, diciamo, dal rapporto dimensionale con la mia mano, è discretamente corposa come dimensioni. Nella parte posteriore c'è la presa per ricaricare via micro USB, una presa jack da 3.5 mm dove poter appunto far fluire l'eventuale suono attraverso appunto il cavo, e il tasto di accensione che abbiamo utilizzato noi. Nella parte frontale ci sono questo paio di bottoncini per il volume, e nella parte frontale avete il tasto di accensione. Voi lo premete, fa questo piccolo beep, e significa in pratica che si è connesso con il telefono. Qui adesso andiamo a utilizzare un mix radio, li abbiamo scaricati, ne abbiamo scaricato uno se non ricordo male. Confermo, ce n'è uno offline. Vedete che io posso gestire il volume con estrema facilità. Vedete quindi che posso gestire il volume anche in remoto. È ovvio che con la stessa facilità io posso poi andare a gestire anche diversi telefoni, non è necessario avere il Nokia Lumia 800 per utilizzare la cassa Nokia Play 360, che avevamo questo telefono tra le mani, perché non procedere a utilizzare direttamente il Windows Phone. Vedete quindi che la facilità di gestione è assolutamente alla portata di chiunque. Come avete potuto apprezzare, anche la presenza sonora è decisamente interessante. È ovvio che, potendolo poi questo piccolo altoparlante pilotare da remoto, potete appunto piazzarlo in mezzo a una stanza, visto che viene pubblicizzato come in grado, ed è vero, di sonorizzare una stanza di medie dimensioni, e per esempio spaparanzati sul divano, sul letto, sulla poltrona, sul tappeto, che ne so, andate a fare un pigiama party, vi portate il Nokia Play 360, lo piazzate in mezzo alla stanza e alle 2 del mattino partite con Sting. In ogni caso è fattibile, come vedete funziona bene. Il paio di prodotti in questione appunto l'abbiamo ricevuto grazie all'iniziativa Nokia Lumia Diaries. A me tra i due quello che ha stupito, diciamo, di più come funzionalità è sicuramente questa cassa acustica. Vuoi perché Windows Phone forse già lo conoscevo, vuoi perché forse mi aspettavo qualcosina di più dalla camera di Nokia 800. Sta di fatto comunque che tra questi due dispositivi quello che ho gradito di più era decisamente la cassa acustica. È ovvio che nel momento in cui noi andiamo a gestire l'audio dalla pagina di blocco, in questo caso di Windows Phone, come fossimo appunto all'interno dell'applicazione musicale, funziona tutto lo stesso. Se avete un telefono dotato di funzionalità NFC, l'accoppiamento con la cassa acustica in questione diviene ancora più semplice, e se avete una seconda
cassa, secondo esemplare di Nokia Play 360, potete abbinare le due casse per avere una sorgente audio stereo. In pratica dovete tenere premuto il pulsante di accensione su entrambe le casse per 5 secondi, le casse si vedono, a quel punto accoppiate appunto per esempio il vostro dispositivo, quindi prendiamo sempre il nostro Windows Phone, e una volta che appunto avete le vostre casse accoppiate tra di loro e una delle due parla poi per esempio via Bluetooth con il telefonino, il tutto funziona. Sia chiaro che la cassa acustica comunque gestisce, oltre alle comunicazioni wireless, anche appunto le comunicazioni cablate, quindi se volete appunto collegare la cassa con il vostro, per esempio, che ne so, computer, vecchio telefono che ha solo l'uscita cuffie e non ha la gestione Bluetooth, perché no, funziona. Sia chiaro che la cassa acustica in questione funziona a batterie, infatti nella parte posteriore c'è la presa per la micro USB, tranquillamente lo potete gestire come fosse un telefono. Noi circa 6 ore siamo riusciti a utilizzarla senza problemi, quindi abbiamo un'autonomia decisamente valida, e considerate che appunto queste 6-7 ore le abbiamo tenute appunto attive con la cassa acustica praticamente a cannella, quindi con un buon dispendio energetico. La demo recensione termina così, francamente non penso ci siano altri aspetti da evidenziare, poi ovviamente può piacere o meno l'estetica del telefono, della cassa acustica, ci mancherebbe. Noi vi diamo soltanto un piccolo assaggio delle caratteristiche tecniche, poi il resto, tutte le altre valutazioni sono a carico vostro. Ora ho concluso, se avete in ogni caso dubbi, domande e curiosità, se possiamo risolverli ben volentieri, il campo commenti vedete che è sempre libero, io quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto a presto da Giuseppe Ragozzino.